Stagione nuova, vecchie abitudini, non è cambiato niente. Tale quale, tale quale. Chi tifa Roma vive perennemente con il pannolone infilato, ma non solo durante le partite di Serie A, pure durante il calciomercato. Perché può succedere qualsiasi cosa in qualsiasi momento. Fatto sta che vivi nel paradosso 12 mesi su 12. Ricomincia questa cazzo di Serie A. Non abbiamo comprato nessuno praticamente in difesa. Mancini, ma oggi non ha giocato, o meglio è subentrato, ma ancora non entra negli schemi della nuova Roma di Fonseca, perché era abituato con la difesa a 3. Evidentemente Fonseca non riesce ancora ad amalgamarlo per bene. Risultato, giochi con Fazio e Juan Jesus titolari, che... uno se perde un giocatore e fa il gol, l'altro fa un calcio di rigore che trasformano, il terzo gol ci mette la pezza la zeppa Florenzi, che si scorda Kouamé totalmente libero in area di rigore. Ma non darei tutta la colpa a Florenzi, dall'aio direi che doveva Mancini scalare, poteva tranquillamente poteva scalare. Anche scalare, fatto sta un cross di quelli pazzeschi, incornata gol del 3-3. Sì, abbiamo fatto una fase offensiva di quelle pazzesche, perché ho visto una Roma veramente propositiva, ma lo sapevamo che Fonseca sa fare quel tipo di gioco. Il problema è che non puoi pensare solo alla fase offensiva, devi anche e soprattutto difendere, perché è lì che alla fine, nei 90 minuti, 93, 94, 95, è lì che ti porti a casa la partita. Attaccando, problema, segnando, ma sapendo problema, difendersi. Il problema è che se tu vuoi fare un determinato tipo di gioco, e comunque salutiamo perché ancora non l'abbiamo fatto, ciao e ben ritrovati a tutti dopo 2 minuti. Quello che voglio dire, se tu vuoi fare un determinato tipo di gioco, porca puttana, non puoi farlo con Fazio e Juan Jesus. Mi spiegate perché c'è tutto questo immobilismo nel mercato? Cioè, non si riesce a trovare un difensore con le caratteristiche che vuole Fonseca? Possibile? L'ha detto Fonseca, possibile. Ha detto: se dobbiamo prendere un difensore tanto per prenderlo, tanto vale non prenderlo. Evidentemente, ho capito, c'è che non ce n'è soldi. Uno. E cacciateli. E non li cacciateli. Stavano a cacciare 30 milioni più due giocatori per Rugani, che invece pulisco il culo con Rugani. Ma sicuramente è meglio del Juan Jesus. Dice, no, vedrai con Juan Jesus a sto punto, perché Rugani in 3 anni ha giocato 15 partite, no, e non ha giocato bene. Non ha giocato per esempio, per dirti, è sempre io preferirei sinceramente, no, Juan Jesus a sto punto, non a quelle condizioni da lasciargli per giovani di prospettiva più Riccardi e Sera, quello no, quello no, sicuramente. Però vanno a spendere i soldi a cazzi loro, vanno a spendere, questo mi fa rotto il culo, che non capisco. Cioè, dei tanti giocatori Rugani e non riescono a trovare nessuno. Che cazzo te devo dire? Evidentemente, cioè, non trovano pazzesco, nessuno. È pazzesco. Che profilo, un giocatore che possa andare bene a quelli che so i dettami tattici. Poi abbiamo fatto il video pochi giorni fa su Fazio, che ha rinnovato il contratto, no? Ma porca troia, ma vuoi vedere che se c'è un difensore, magari che non puoi far giocare titolare Fazio a queste condizioni? Ma non per lui, perché se pure ripreso un pochino rispetto all'anno scorso, all'inizio dell'anno scorso, che faceva cagare, pena totale. Guarda, non mi vengono manco le parole, ma non ci vuole la scienza a capire che Fazio non può giocare con la difesa alta a centrocampo e poi andare a recuperare all'indietro. Allora, sai qual è la cosa che mi preoccupa? La cosa che mi preoccupa è che stasera, con tutto rispetto, giocavamo col Genoa, che sulla carta teoricamente è inferiore a noi. Sulla carta teoricamente è inferiore ma a noi. Ma tu mi spieghi settimana prossima come c'è giochi con la Lazio, che ha vinto 3-0 con la Sampdoria stasera, come c'è giochi? Fammi ridere. Allora, è anche vero che il derby è una partita a sé, e di solito la squadra che parte sfavorita potrebbe fa... Diciamo, dai, non andiamo subito ad inzeppare, a pesantire l'ambiente, no, perché se però, non se ne esce più. No, però quello... Guarda la partita di stasera. Hai pareggiato, ti sei portato a casa un punto, hai fatto una fase offensiva, lo ripeto, di quelle pazzesche. Perché, buona, ragazzi, il gol de Under è un qualcosa di esagerato. Bellissimo ha gol fatto de un'azione Under di quelle incredibili. Ha saltato due uomini e l'ha buttata in rete. E come era cominciata sta Serie A? Dico, i propositi sono buoni, ma il tifoso della Roma lo sa. Basta aspettare ancora un pochino. Abbiamo aspettato, è arrivata la zeppata. È arrivato chi ha segnato l'1-1, manco me lo ricordo. L'1-1 ce l'ha fatto Pinamonti. L'1-1 c'ha cazzata difensiva di Fazio, se lo perde completamente Pinamonti, che c'ha tutto il tempo di stoppare sta palla. La difesa, c'è stava Fazio e un altro che stavano dentro la porta con Paolo Lopez. Dietro c'è stava Pinamonti e un altro che stavano a far botte per chi agganciava la palla, ha tirato sta pezza e ha buttato in rete. Uno pari. Siamo riusciti poi, gol inventato del Dzeko, di quelli assurdi, di quelli assurdi, ragazzi, perché là non ci avrei dato una lira nella live reaction, domani lo vedrete, ho detto a lui, ma che sta a fa, che cazzo sta a fare questo con sta palla tra i piedi? Dove ha fatto veramente bel gol. Si è infilato tra tre, si è accentrato, si è allargato la palla, si è accentrato.
ha tirato all'angolino. Ne supera due, poi ne supera un terzo in velocità, diciamo, e poi infila il portiere a incrociare. Poi però il fattaccio del calcio di rigore. Calcio di rigore di Juan Jesus, che inizialmente sembrava neanche non starci. Da un'inquadratura però sembra che Juan Jesus abbia preso. Tocca prima. Guarda un qua che si è mangiato. Al nono minuto. Porca miseria, porta potesse. Vabbè, comunque. Zero. Rigore che viene assegnato, viene trasformato da Criscito, che tra l'altro Paolo Lopez aveva intuito, prende, perché l'ha presa qua sotto, la palla però gli sbatte e comunque entra in porta. Al di là di questo si ricomincia. Calcio di punizione pazzesco di Kolarov. Calcio bellissimo, di punizione pazzesco di Kolarov, che la butta in rete. Gol del 3-2, sembrava che la partita fosse quasi indirizzata in una direzione buona, e invece poi Mancini, insomma, diciamo che hanno fatto un po' la cavolata. Florenzi, che stava un po' più indietro, e Mancini hanno scalato. Guarda qua, su Dzeko, l'anticipo su Dzeko, aveva preso. Ma pure poi con Cristante quando stavamo. Ma perché Zappacosta all'ultimo? Zappacosta all'ultimo, per carità, insomma. La Roma, le occasioni ce n'ha avute per segnare. Creiamo tanto, questa Roma sembra creare veramente tanto, ma non dobbiamo basta. Dobbiamo registrare non la basta. Fase difensiva. La cosa più importante, a me, lo sapete che mi interessa? Mi interessa vincere le partite. Lo spettacolo è importante, ma bisogna vincere le partite, perché se no è tutto un cazzo. Che io faccio 4 gol e me ne faccio 5 dello spettacolo, invece pulisco il culo. Perché esatto. Alla fine me lo del culo a fine partita. Questo è un pareggio, è un bicchiere mezzo vuoto, perché per come hai giocato, a loro gli hai concesso 3 occasioni e 3 occasioni t'hanno zeppato. Hai creato più tu, cioè, se tu giocavi vai a guardare, in casa. Se tu vai a guardare, loro veramente non hanno fatto nulla. Guarda il tiro di Florenzi, la ciabatta, da calcio d'angolo. Io mi ricordo solo, a parte le tre sono stati da bravi, gol, sono stati bravi a fare le azioni da gol. Il tiro da fuori, De Schöne, che sì, ha fatto da fuori, che sì, praticamente a 3 all'ora è arrivato tra le braccia di Paolo Lopez. E poi stanno a far rivedere il rigore, stanno a far rivedere il rigore. Cioè, del Genoa in particolare, azioni pericolose, non ricordo altro. Ma fa, sono stati bravi a concretizzare. No, siamo stati stupidi noi. Esatto, la colpa è pure nostra. Siamo stati purtroppo, rieccolo là, la toccata e la butta dentro. Criscito. Fateci sapere che cosa ne pensate. Ci arriviamo a fine stagione. Allora, io gliel'ho detto già a lui, forse non era stato registrato però. Primi 45 minuti di stagione io già mi ero rotto le coglioni, perché ho detto questa è una stagione che è identica a quella dell'anno scorso. Si aveva appena staccato la prima partita, uguale. Okay, i primi 45 minuti mi vorresti dire che ne è uguale all'anno scorso. No, non Zeman, è uguale Zeman sei non te. È uguale, cioè Zeman sei te. A me questa Roma mi ricorda la Roma di Zeman, una Roma spregiudicata, no, davanti non intendo, e disattenta, non intendo totalmente per come fase gioca difensiva. Non intendo per come gioca, per gli alti e bassi che c'hai in una partita. Perché non è possibile che tu fai 3 gol, passi 3 volte in vantaggio e te fai recuperare 3 volte. Non è possibile. Oh. E lo ripeto con tutto rispetto, è il Genoa. Quando vai ad affrontare squadre come Juve, Inter, Napoli, cioè, per quanto tu possa essere bravo ad attaccare, sicuramente ci hanno giocatori che negli spazi si inseriscono più rapidamente rispetto a quelli del Genoa. Senza togliere al Genoa, perché Kwame è un grandissimo giocatore. No, io non voglio Pinamonti è un grandissimo prospetto. Però dai, su. Pure a stazione qua, tranquillamente, Dzeko poteva darla sopra Zaniolo, che stava più libero. Poi non c'era andato il calcio d'angolo all'ultimo. Se proprio vogliamo dire che sì, c'era la l'azione di presa di Capoccia, l'aveva presa, regà. Quella era proprio netta. L'azione di Cristante qua è stato bravo. Mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al nostro canale. Qualora non è stato ancora fatto, attivate la campanella per ricevere sempre le notifiche dei nostri nuovi video. È solo la prima partita, lo sappiamo, ma la prossima c'è sta il derby, ed è questo quello che mi preoccupa, perché questa fase difensiva ci fa veramente paura. Siamo fiduciosi per la fase offensiva, ma ripeto, le due cose si devono equilibrare. Guarda là, guarda, 17 tiri totali contro 6, 3-3. Chiudi, va.